dire, l'altro veramente, veramente forte, ma non perché sia illuminato dal Signore o unto dallo stesso, ma perché ha preso questa cosa, l'ha fatta sua, l'ha allenata continuamente, costantemente, giorno dopo giorno, si è preso degli schiaffi in faccia all'inizio incredibili, ha bruciato anche lui tantissime persone, ma questi errori li ha presi, li ha maturati, li ha migliorati fino ad avere un'efficacia veramente assurda. Io sono veramente felice che sia lui a presentare questo secondo argomento. Io vorrei che avviesse con grandissimo applauso il suo nome, Diego Gambaretto. Grazie Gabriel, non mi ricordo se ci eravamo messi d'accordo che ti davo 50 euro o 100 euro. Era 100 euro. Ok, allora, grazie a tutti, sono veramente felice di poter dare il mio contributo a un pubblico così figo. Quindi facciamoci un applauso perché siamo grandi. Ricordiamoci che qui dentro c'è la parte migliore della Liguria, del Piemonte, della Lombardia. Siamo grandi e stiamo veramente facendo delle grandi cose. Allora, prima di me hanno parlato delle persone straordinarie, quindi mi voglio impegnare al massimo per non sembrare la Maurisa Laurito di turno dopo che ha parlato Belen. Ok? Allora. Belen non parla, ha ragione. Non parla Belen. Ok. Allora, prima di tutto vi volevo dare una notizia bella e una notizia brutta. Quale volete prima? Ok, Brutta prima. allora la notizia bella è che prima di venire qui mi sono comprato questo libro che è Come parlare in pubblico e convincere gli altri di Dale Carnegie. La brutta è che non l'ho ancora letto. In compenso ho letto un libro che vi consiglio. E probabilmente l'avete già letto, che deve essere la nostra Bibbia, che è Come trattare gli altri e farsi gli amici di Dale Carnegie. Chi è che l'ha letto tra di voi? Alzi Ha la mano. iniziato. Grandi. Tutti gli altri entro questa settimana lo devono leggere, perché c'è per forza. Ok. Adesso io vi devo parlare. Ci siamo? Ok. Vi devo parlare dei contatti freddi. Abbiamo già visto cosa sono i contatti caldi. I contatti caldi, lo ripeto, poiché il segreto della comunicazione è la ripetizione. Perfetto, la ripetizione. I contatti caldi sono tutte quelle persone che possiamo invitare a cena e non ci dicono: ma che cavolo vuoi dalla mia vita? Ok. Mentre i contatti freddi sono tutte quelle persone che conosciamo, ma non siamo così in amicizia da portarle a casa nostra a mangiare. Inoltre possono essere anche tutte le persone che incontriamo per strada, cioè qualsiasi persona può essere un contatto freddo. Ed è veramente straordinario perché questa azienda pazzesca ci dà l'opportunità di risolvere i problemi di tutte le persone. Veramente, cioè abbiamo a nostra disposizione delle soluzioni per tutti, sia perché ha problemi economici, perché ha problemi di peso, perché ha problemi di salute in generale. Possiamo veramente fare del bene e, come diceva Monica e tutti gli altri oratori, il nostro obiettivo non deve essere quello di fare soldi, ma deve essere quello di risolvere il problema della persona. Quindi è veramente importantissimo fare un ascolto attivo. Noi possiamo trovarci davanti un diamante, cioè qualsiasi persona che incontriamo davanti a noi potrebbe essere un diamante. Abbiamo una strategia fantastica che ha creato per noi Fabrizio Mellone. Questa strategia, come diceva il buon Rubino Angelo Milanesio, ci permette, attraverso i contatti caldi, di trovare tantissime persone. Non siamo come tutti gli altri network che abbiamo continuamente bisogno di contatti, ma se usiamo bene la strategia possiamo fare in modo che dai contatti caldi ne escano altri e via dicendo. Però, cioè, è successo per me in primis, che magari all'inizio non c'era, cioè,
io non conoscevo bene la strategia, mi sono bruciato tanti contatti. Quindi dobbiamo anche imparare bene a risolvere i problemi dei contatti freddi. Come lo facciamo? Lo facciamo attraverso un ascolto attivo. Cosa vuol dire? Ok. Cosa vuol dire fare un ascolto attivo? Significa ascoltare la persona, capire i suoi bisogni, fare delle domande aperte. La domanda aperta è una domanda che non richiede un sì o un no, e impegnarsi a capire quali sono i bisogni per poi fornirgli la soluzione. Non dobbiamo avere fretta di fornire questa soluzione, poiché io per ridere parlo, cioè che a volte abbiamo, c'è la sindrome dell'eiaculazione precoce, cioè abbiamo subito la voglia di fornire una soluzione. La persona che abbiamo davanti a noi non ci deve prendere come un venditore, come l'ennesimo venditore che vi vuole fare le scarpe, ma bensì, e mi ripeto, scusate, dobbiamo fargli percepire che gli vogliamo veramente risolvere un problema. Tutto questo lo possiamo fare con una potentissima tecnica che è quella della IDA. La IDA è... Aspetta, torno un attimo indietro, no? Non riesco... Ok, allora, la IDA è una potentissima tecnica che penso che conosciate tutti, poiché Fabrizio ce ne ha parlato ampiamente, e si basa su vari step, che sono 4 step. Noi dobbiamo pensare di essere su una strada, in questa strada ci sono dei semafori. Quando troviamo un semaforo rosso, ci dobbiamo fermare, assolutamente, cioè non possiamo proseguire, poiché non dobbiamo assolutamente bruciare i contatti che abbiamo. Come dice sempre Fabrizio, nel network non si cura. Quando una persona è bruciata, è ormai bruciata. Riuscire a ricoinvolgerla costa molto più fatica che partire da una persona nuova. Quindi nel network bisogna prevenire. E questo lo facciamo attraverso la tecnica della IDA. La IDA si basa su delle fasi legate alle emozioni. La prima è l'attenzione. Dobbiamo, quando parliamo a una persona, avere la sua attenzione. Ci deve stare ad ascoltare. Se io parlo con una persona, ma questa persona gioca col cellulare, pensa ad altro, è inutile che prosegua a parlargli. Perché? Perché quella persona non è predisposta a passare alla fase successiva. Non dobbiamo assolutamente mai forzare le persone. Come dice sempre Fabrizio, dobbiamo capire la persona dove vuole andare e portarcela con la nostra strategia. Però non dobbiamo mai tirare per la giacchetta le persone, semmai dobbiamo motivare le persone. Quindi la prima fase è l'attenzione. Una volta che ho l'attenzione della persona, posso passare alla fase successiva, poiché nella mia strada ho trovato il semaforo verde. La seconda parte è l'interesse. Quando parlo alla persona devo comunque avere il suo interesse. Se non ho il suo interesse, è inutile che prosegua. Perdo tempo io e soprattutto rischio di bruciarmelo. E poi la terza fase è, attenzione, interesse, desiderio. Dobbiamo creare il desiderio nella persona. Per esempio, nella nostra fase, cioè nelle nostre fasi che abbiamo, il desiderio lo si crea durante l'happy hour. Durante l'happy hour è il momento in cui io devo creare il grande desiderio, e quando sono nel punto di picco massimo
devo passare all'azione, che nel nostro caso è la vendita. Quindi bisogna parlare del prodotto solo quando sto creando desiderio e quando posso passare all'azione. Io sono veramente un amante dei contatti freddi, perché è veramente figo, e prendendoci un pochino la mano uno può fare amicizia con tutti e può riuscire a riscaldare tutte le persone. Cioè, io vedo che ogni giorno miglioro. Esempio, cioè, una volta mi è venuto a suonare il campanello, c'è cioè una persona cioè, che mi voleva fare un contratto del telefono. Gli ho dato da leggere il libro Come trattare gli altri e poi il libro di Fabrizio. Lui è venuto all'Academy, poi non c'è stato verso, era comunque giovane, ma comunque tutto questo mi è servito per fare esperienza. Una cosa veramente potentissima è la curiosità. Finché c'è curiosità, c'è attenzione. Quindi stiamo attenti a non soffrire di eiaculazione precoce e di non dare subito la soluzione. Vi ricordate che vi parlavo dell'ascolto attivo? Devo fare ascolto attivo, devo capire i bisogni e devo fornire la soluzione. La soluzione, vi dico anche una cosa un pochino in più, se noi prima di fornire la soluzione parliamo del nostro dolore e dell'esperienza che abbiamo vissuto, riusciamo a entrare nel cuore delle persone, riusciamo a entrare in empatia. Se a volte io mi rendo conto di essere troppo energico, esuberante, parlavo subito del fatto che avevo perso peso e tutto, e vedevo le persone che si ritraevano un po'. Questo perché non avevo parlato del dolore che avevo passato prima. Per esempio, c'è del fatto che, essendo in sovrappeso, non mi sentivo in pace con me stesso. Quindi il dolore unisce. Ritornando al discorso della curiosità, è veramente importantissimo essere coerenti. Per essere coerenti dobbiamo sempre girare con la nostra bottiglietta. Ci chiedono, ma cos'è quella? E io non devo fornirgli subito la soluzione. E io posso dire, guarda, è una cosa che mi ha fatto benissimo, guarda, è una cosa veramente figa. Ma ascolta, com'è che sta tua mamma? Cercare di capire se la persona è interessata, assolutamente senza forzarla. Siete d'accordo, Monica? Cioè, se c'è qualche inesattezza? Ok, allora. Dentro la corretta applicazione della IDA è racchiusa l'essenza dei bisogni delle persone. Tramite la IDA potrei capire se una persona vuole veramente un qualcosa, cosa vuole e soprattutto se è interessata ad ottenerla. Quello che stavo dicendo prima un po' con le mie parole, no? Ok. Se vuoi passare all'altra slide. Ok, vabbè. Attenzione, ce l'abbiamo già vista. Devi saperlo stimolare con piccole frasi che creino in lui solo attenzione. Una volta che ho passato lo step dell'attenzione, posso passare all'interesse. Vedrete che la cosa veramente importante è fare esercizio. Dovete veramente uscire di casa con l'obiettivo di mettere curiosità e di risolvere i problemi delle persone senza avere fretta. Posso magari avere fretta giusto se incontro una persona che non vedrò mai più. Esempio, cioè, prima di venire qui ci siamo fermati a fare GPL, c'era un ragazzo piuttosto robusto, allora ci ho incominciato un attimo il discorso e ho cercato di invitarlo all'happy hour. Ma perché? Perché sapevo che non l'avrei mai più visto. Se magari era una ragazza, gli chiedevo prima il contatto su Facebook. scherzo. Allora, interesse. Per prima cosa devi aspettare che sia lui a chiederti della vostra discussione precedente. Cioè, come ci diceva Fabrizio, per esempio, io incontro una persona, gli dico,
come sta andando il lavoro? Cioè, come stai? E lui mi risponde, bene. Ma bene, bene, bene? O, ma più o meno. Ah, come più o meno? Fammi capire bene. E lui mi comincia a parlare. E io devo stare in silenzio. Dio ci ha fornito 2 orecchie e 1 bocca, quindi dovremo come minimo ascoltare il doppio del parlare. Secondo me nel network dovremmo ancora ascoltare di più. Okay. Quando per esempio rincontriamo una persona a cui abbiamo messo curiosità, dobbiamo aspettare che sia lui a chiederci, perché sennò rischiamo di bruciarlo. Passando alla fase del desiderio, la fase del desiderio è quando lo portate al vostro happy hour. Qui dovete dare il massimo in termini di contenuto ed energia. E ricordiamoci sempre che nella nostra attività, cioè noi siamo un po' come i carabinieri, no? Cioè che siamo sempre in servizio, perché un contatto ci potrebbe essere sempre. Cioè nella nostra attività conta tantissimo la motivazione. Conta un 95% motivazione e un 5% strategia. Questo è uno dei punti dove serve il massimo dell'energia e il massimo della motivazione. Dovete scatenare in lui il forte desiderio di sposare la vostra idea o progetto. Il vostro ospite deve uscire con un'idea chiara. Fare l'incaricato, diventare cliente. Non ci sono altre strade. È veramente importante chiudere lì, subito. Cioè non possiamo procrastinare, perché durante l'happy hour abbiamo raggiunto il picco del desiderio. Quindi se noi usiamo la tecnica del 3x2 per chiudere subito, chiudere in quel momento. Poiché se lasciamo passare del tempo, magari se gli diciamo, guarda, domani poi ripasso, la motivazione potrebbe scendere e quindi ho fatto tanta fatica per nulla. Allora, poi l'azione, come vi dicevo, l'azione è la vostra chiusura, o meglio l'azione che deve prendere il vostro ospite. Non avete altre seconde occasioni, o lo iscrivete come IBO oppure deve diventare un vostro cliente. Ok, volevo dire solo un'ultima cosa importante. È veramente fondamentale uscire sempre con la bottiglietta, ma anche essere coerenti con il nostro sucralosio. Quando andiamo a prendere un caffè in un bar, come proprio obbligo, dobbiamo spruzzare il nostro sucralosio, cercando magari anche di attirare un pochino l'attenzione e di fare in modo che si domandino: ma cos'è quello? La cosa ancora più figa sarebbe dirgli addirittura: guardi, mi può fare il mio caffè che mi fa tanto bene? Però questo sono i migliori. Grazie ragazzi per l'applauso, io vivo per gli applausi. Altra cosa, il fiocco, cavolo! Cioè il fiocco dobbiamo sempre averlo in tasca, cioè dobbiamo essere coerenti. Cioè se andiamo al ristorante, dobbiamo portarci la nostra pasta, il nostro pane. Cioè qualcuno mi dice, e poi chiudo Monica, scusa. Cioè qualcuno ci dice, cavolo, ma come faccio? Ma come faccio a dire al ristoratore di farmi la mia pasta? Ma cavolo, ma cioè, il ristoratore gliela paghi lo stesso la pasta. Cioè, anzi, cioè, ci risparmia pure la pasta. Ci sono un sacco di persone che possono essere intolleranti. In più, ci fanno contatti. Quindi, la coerenza è veramente importante. E qui, allora, a questo punto, forse ho già parlato troppo, do la parola alla grandissima Monica. Grande. Il libro dobbiamo avere in giro, è il miglior libro. Sempre. Ok, allora adesso riassumo tutto quello che in un modo veramente stratosferico Diego vi ha fatto. Lui ha utilizzato
tutte le idee di essere